a tutti e bentrovati con Parliamo di AS Roma con Fabio. Ci eravamo lasciati nella puntata precedente vedendo come l'IDOLM introduce la marcatura a zona nella prima Roma della gestione di Dino Viola nel 79-80. I risultati all'inizio non sono soddisfacenti. Ma poi, con l'andare della stagione, la squadra trova una sua identità, questo modo diverso di giocare, diverso rispetto a quelli che erano i canoni, tipici del campionato italiano. Alla fine si piazza con un dignitoso settimo posto e conquista soprattutto la Coppa Italia. Questo è per cui il primo successo. Già nel primo anno di gestione di Dino Viola con l'Idolm allenatore. La stagione successiva, per cui quella del 1980-81, inizia con delle premesse positive, anche se il settimo posto non è che fosse da considerare un risultato assolutamente straordinario. Il campionato 80-81, dicevamo, tra l'altro inizia con, diciamo, sulla scia di due eventi molto significativi per il calcio italiano. Il primo è diciamo, la venuta alla luce di quello che è stato definito lo scandalo del calcio scommesse. Praticamente si scoprì che molte partite erano state truccate, c'erano degli accordi clandestini per manipolare i risultati delle partite in maniera funzionale a un giro di scommesse clandestine. Questo evento vide addirittura degli arresti di calciatori anche molto famosi dell'epoca. La Roma non ne fu per fortuna coinvolta, mentre furono penalizzate moltissime squadre, tra le quali il Milan e la Lazio, che vennero retrocesse di ufficio in Serie B. L'altro aspetto molto importante che caratterizzò l'inizio della stagione 80-81 fu invece quella che fu definita la riapertura delle frontiere. Che cosa significava? Significava che in quella stagione, dopo tutto il decennio degli anni 70 in cui non era stato possibile, le squadre di Serie A avrebbero potuto tornare ad ingaggiare un calciatore proveniente da una federazione calcistica straniera. Questa fu una grande novità per il calcio italiano, suscitò grandissima curiosità fra i tifosi, fra gli addetti ai lavori, perché questo straniero, che doveva essere uno solo per squadra, consentito soltanto alle squadre di Serie A, era naturale che suscitasse delle aspettative particolari, sia dal punto di vista tecnico che per altri aspetti più pittoreschi, perché tornavano a essere introdotti nel nostro campionato dei calciatori che avevano una cultura calcistica diversa, delle tradizioni diverse, degli usi e costumi diversi, tra l'altro in un'epoca in cui il mondo non era ancora così globalizzato come quello di oggi, per cui immaginatevi che tipo di aspettativa suscitasse l'arrivo di questo calciatore così particolare che uno per squadra doveva arricchire il team già esistente. La Roma si mosse inizialmente cercando un obiettivo assolutamente straordinario, cioè Viola cercò di acquistare il calciatore che era riconosciuto come il più forte del mondo, sostanzialmente, il brasiliano Zico, che era trequartista della nazionale verde-oro e del famosissimo Flamengo di Rio de Janeiro. E aveva già fatto 500 gol, aveva 27 anni, insomma, visto che Maradona ne aveva appena 20 e doveva ancora dimostrare di essere in grado di risultare determinante a tutti i livelli, era Zico il nome sicuramente più squillante di tutto il panorama calcistico mondiale. Non riuscì però questa difficilissima trattativa, in parte anche perché parrebbe che Zico avesse già firmato un preaccordo con il Milan prima che poi la squadra rossonera fu invece retrocessa in Serie B. Ad ogni modo, questa trattativa,
ripeto, fallì, e la Roma si orientò su un calciatore del tutto diverso, sempre brasiliano, ma un centrocampista non offensivo, un uomo a tutto campo che giocava in una squadra poco conosciuta all'estero, sia l'International di Porto Alegre, e che questo calciatore non faceva neanche parte, tra l'altro, almeno non in pianta stabile, della nazionale brasiliana, anche se aveva grande considerazione comunque in patria. Questo calciatore si chiamava Paulo Roberto Falcon. Io lo pronuncio in questo modo, diciamo alla brasiliana, soltanto in questa circostanza, perché poi tutto quello che noi diremo su di lui è dovuto a quello che ha fatto dopo che è stato ingaggiato dalla Roma, ossia dopo che per il pubblico italiano dell'epoca, 1980, il suo cognome si è trasformato in Falcao, cioè nel modo in cui noi potevamo leggerlo con l'accento e con il modo di leggere le lettere all'italiana. O quando arrivò Falcao, sorprese subito la maggioranza dei tifosi e degli addetti ai lavori, perché, appunto, ripeto, non era un personaggio ancora conosciuto in Europa. E lui si presentò in modo assolutamente atipica per quello che era lo stereotipo del calciatore brasiliano, tutto samba, colore e fantasia. Lui disse subito che il suo modo di giocare non era fatto di giocate spettacolari e fine a se stesse, che era un calciatore molto pratico e che era venuto a Roma per vincere lo scudetto. Ecco, già queste due affermazioni erano assolutamente originali, perché, appunto, ripeto, dal brasiliano ci si aspettava all'epoca invece una tipologia di calciatore portata al divertimento, alla giocata spettacolare, quasi circense, e invece lui disse subito: non vi aspettate da me questo. E poi parlò di scudetto alla Roma. La Roma non si parlava, non vinceva lo scudetto da quasi 40 anni, e in tutto questo periodo era sempre stata ben lontana anche dall'opportunità di vincerlo. Anche per come si presentava Falcao, era dal punto di vista dell'immagine molto lontana dagli stereotipi brasiliani classici. Era un ragazzo molto alto, con i capelli ricci e biondi, che parlava in maniera molto calma, ragionando sulle cose che diceva, vestiva in maniera elegante, insomma un calciatore del tutto diverso da quello che la gente si aspettava. Dobbiamo dire che invece Lidholm non era affatto dispiaciuto del fatto che la Roma avesse acquistato Falcao e non Zico, perché lui, in questa sua opera di creazione di una squadra che vedesse tanti giocatori portati alla costruzione del gioco, un gioco fatto di passaggi, un gioco fatto di coinvolgimento anche dei difensori all'azione offensiva, un gioco creativo, un gioco che prevedeva dei calciatori pensanti, ecco, un tipo di giocatore come Falcao, che era un maestro di questo modo di giocare, perché in Brasile era invece, contrariamente all'Italia, assolutamente tradizionale, un giocatore come Falcao, di quella intelligenza tattica, tra l'altro, poteva aiutare anche tutti gli altri a, diciamo, cementare questo modo di giocare, a farlo maggiormente proprio ed a rodarlo ulteriormente, perfezionarlo ulteriormente. E infatti così avvenne. Falcao, al di là delle iniziali perplessità che poteva suscitare questo personaggio, questo tipo di giocatore, si incastrò in maniera perfetta in questo gioco di Lidl. Vicino a lui, che aveva questa grande capacità di partecipare ad entrambe le fasi, offensiva e difensiva, di frapporsi sempre fra l'avversario, la palla soprattutto, e la propria porta, di liberarsi costantemente senza palla per dare sempre l'opportunità
chi aveva al compagno che aveva il pallone di dare sempre un'opportunità di giocata, passandogli appunto il pallone, con la sua completezza tecnica, destro, sinistro, stop di petto, colpo di testa, tiro da lontano, insomma Falcao era veramente un giocatore straordinariamente completo. Ecco, diciamo, con Falcao la Roma matura improvvisamente, inizia fortissimo il campionato 1980-81, si laurea campione d'inverno al termine del girone d'andata, chiudendo al primo posto. E poi che succede? A tre giornate dalla fine c'è uno Juventus-Roma. Nel frattempo la Juventus era ritornata prepotentemente in lotta per lo scudetto, aveva scavalcato la Roma, ma al momento di Juventus-Roma, ripeto, tre sole giornate alla fine, una sfida a Torino fra la Juventus avanti di un solo punto in classifica e la Roma di Lidl con il suo gioco a zona e con Falcao giudicato il migliore calciatore straniero arrivato in quell'annata 80-81, Juventus e Roma si contendono lo scudetto in una sfida assolutamente decisiva, giocata nel maggio del 1981 allo stadio comunale di Torino. Però di questo parleremo nella prossima puntata, perché introdurremo appunto da questa partita in poi la seconda fase dell'epoca Lidl. Quindi io saluto tutti, vi ringrazio per l'attenzione, sicuro di aver condiviso con altri appassionati questi momenti storici della squadra giallorossa, e ricordo a tutti quanti Biosbook, il libro della vita, il social network in cui è possibile racchiudere in capitoli qualsiasi evento della propria vita, remoto, recente e di attualità, per comporre una biografia a disposizione di tutti. Vi saluto e spero di trovarvi al prossimo appuntamento.